una manifestazione congiunta con a capo i tre segretari nazionali di FIOM, CGIL, FIM, CISL e UILM per andare dalla periferia industriale, quello che c'è ancora, fino al palazzo del governo comunale di Piombino, che è la prima interfaccia istituzionale a cui fare riferimento, poiché non è in quelle stanze che albergano i responsabili principali. Muoversi coralmente per dire in modo concreto basta con la dialettica farlocca, con le promesse mai mantenute, con accordi programmatici siglati con soggetti economici internazionali, risultati poco affidabili sin dall'inizio. Abbiamo deciso in Consiglio di Fabbrica di fare un'iniziativa coinvolgendo i segretari regionali e nazionali, perché è chiaro che è da un po' di tempo, infatti lo slogan è usati e abbandonati, perché siamo stati usati fino a un certo punto, ora abbandonati da tutti, da tutte le istituzioni, da tutti i partiti, praticamente ci hanno lasciato andare per conto nostro, la fabbrica è in condizioni disastrose, gli impianti sono tutti fermi e questa situazione si sta trascinando da lungo e anche a rischio la cassa integrazione. Per questo abbiamo deciso di fare questa iniziativa e di alzare l'attenzione. Infatti nel frattempo abbiamo intanto ottenuto un incontro al Ministero per il 31 luglio alle ore 15 e speriamo che da lì cominciano a darci risposte per vedere di riprendere i finanziamenti e di ricominciare a marciare con la fabbrica un trio come prima, ma insomma di ricominciare a marciare perché ora è veramente ferma la fabbrica. A che serve la protesta? A trovare soluzioni? Forse la prima cosa essenziale sarebbe quella di dare una risposta sincera, anche cattiva se così deve essere, ma togliere il fumo dell'illusione da un'attesa più che decennale. Diciamo che il 31 luglio era non a caso l'ultimo giorno utile, perché poi come sappiamo nel mese di agosto sarà tutto fermo. A settembre c'è il rinnovo per la Piombino Logistics che scade e arrivare a gennaio, arrivare noi come GSW, arrivare a gennaio è chiaro che è molto breve il tempo, per questo ci siamo attivati prima, la manifestazione di oggi era proprio per dare una scossa a questa situazione perché veramente eravamo e siamo abbandonati da tutti. Speriamo che con l'incontro al Ministero si ricominci a risboccare la situazione che ora in questo momento è ferma, noi come su altri territori, ma noi particolarmente perché, dicevo, siamo in una condizione disperata per quanto riguarda sia chi è al lavoro e sia per chi è a casa, perché chi è al lavoro, cioè il personale attivo lo sta lavorando, l'inattivo è 9 anni e a casa, insomma andare avanti così veramente è diventato impossibile. Un grido di protesta che è stato tenuto fermo per anni, che suona con più tonalità dalla delusione alla paura alla disperazione che prende il posto di una speranza disattesa e non manca la tonalità del disgusto che abbraccia tutto. Nuova operazione delle Fiamme Gialle di